si agisce in un solo modo, bisogna ripristinare i controlli e i confini. Sembra quasi perdere quella pazienza che lo contraddistingue l'assessore regionale alla salute e vicepresidente Riccardo Riccardi quando analizza il rapporto fra immigrazione, compresi gli arrivi regolari, e i contagi nuovi da coronavirus in regione. Ricordo che anche i traffici regolari noi non abbiamo dei controlli. Abbiamo lavorato molto sull'informazione del rispetto delle regole. Io credo che però a questo punto tutto questo lavoro sia terminato e non sia più sufficiente. C'è da fare però un discorso generale. Dietro a questo c'è tutto un modello di organizzazione che riguarda i triage, le quarantene, la separazione tra le quarantene, cioè c'è un lavoro sul quale noi non è che possiamo immaginare di continuare a sostenere questa cosa, no? Cioè diventa difficile. Questo riguarda sicuramente alcune aree particolari della regione, come si sta discutendo dell'istituzione di questa zona protetta. Per la caserma Cavarzerani di Udine, ma questo non è un problema di Udine, basta, questo è un problema che riguarda tutta la regione. Poi Riccardi sottolinea un dato che sfugge a quelli che invocano tamponi per tutti gli immigrati immediatamente dopo il rintraccio. L'elemento di fondo delle persone che vengono rintracciate non è soltanto quello di fare il tampone, ma è quello di trovare una condizione di isolamento fiduciario dove per 14 giorni quella persona sta dentro lì e prima di uscire gli si fa il tampone. Perché cioè, fare un tampone oggi e mandare in giro delle persone che il giorno dopo potrebbero avere il virus quando il tampone oggi te lo dà negativo non ha alcun senso. Tutto ciò spiega Riccardi induce ad una valutazione diversa del numero stesso di contagi esterni. Qui c'è un rischio, qui c'è il rischio che questa terra diventi una terra nella quale poi alla fine chi ci passa poi non sai dove va e le condizioni di salute che ha. Cioè questa è una roba che non si può lasciare in queste condizioni. E alla fine, non fosse chiaro, Riccardi ribadisce. Qui c'è il rischio che questa terra diventi una terra nella quale poi alla fine chi ci passa poi non sai dove va e le condizioni di salute che ha.